Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, cosa ne pensate della serie del Collegio 7? Oggi vi porto le audizioni, cioè, regà, le persone che effettivamente saranno dentro il Collegio 7. Quindi lasciate un like, lasciate un commento prima di iniziare, per forza il like, attivate la campanellina e possiamo partire con i video. Bella, regà! Bada bene! Mi chiamo Alessia, ho 14 anni, vengo dalla Alessia, come Calabria. me? Posso parlare con Buono! tutti, ma l'ultima parola deve essere la mia. Va bene! Io zitto non ci so stare. E devo sempre dire quello che penso, perché sennò non mi sento Perché sei bene con me donna! stessa. Niente contro donne, ma sono così, Dico raga! sempre no comment, Cioè... perché se comment, brutto comment. Che Significa io? tipo, non ti commento, perché se ti commento ti offendo. Perché sei Tremendo, insomma, maleducata per quello! è impossibile. Fa tutto quello che vuole lei. È stata bocciata quest'anno, perché non studia, non si applica, soldi buttati dai libri. Povero papà. Sono vecchi, cioè rimasti ai tempi loro, antichi. C'hanno Ma 60 anni a sono testa, migliori porca di puttana, loro, che sono devono fare? antipatici. Quando la Io da ragazzo voglio fare l'estetista, piacere le unghie, magari che ne so, la mia sceneggia e cose così. Spero che al collegio impari qualche regola, cosa che a casa non fa. Arriverà a casa un po' cambiata. Spera. Spera! Passiamo al prossimo episodio, regà. Mi chiamo Elisa e ho 15 anni. Posso sembrare una statua di ghiaccio, però poi alla fine mi sciolgo. Sicuramente ti spezzi più che ti sciogli. Molti mi dicono che sono antipatica. C'è più fardi in faccia a tu che... Ma guardatela, ma porca puttana, ma si può fare, ma vi lascio lo zoom adesso, te lo giuro che cioè io non ho parole, sembra una bambola. Fica quello per me, non è vero? Ma guardatela, c'ha 1,5 kg di farda addosso. C'hai 12 anni. Testarda. Arroga. Ah, ora ho capito la che ha preso. La mamma pure c'ha 7 etti di farda addosso. A volte, prepotente, collabora poco in casa. Chissà di chi è la colpa, però è mia, anche sicuro. generosa e leale con le amiche. Più o meno falsa questa, raga. Quest'anno ho fatto 53 assenze, non riuscivo più ad andare a scuola perché magari i miei compagni mi stavano antipatici. Ah, vabbè, mi sembra giusto, ovvio. Mi sta sul cazzo una persona, io non vado a scuola, ma che bello. Io voglio fare il collegio perché magari riesco ad abituarmi a non essere scontrosa subito. Vediamo il prossimo. Sono Alessandro, ho fatto Pausa, 10 anni attenzione e per me la tutti. maleducazione. Fermo! Io lo sapevo. Ma la sentivo che questo lo mettevano, raga. Questo lo dovevano mettere, per forza, è un genio del male questo. Guardiamolo. Sono Alessandro, ho 14 anni e per me la maleducazione è così. Ma lo vedete che già c'ha la tuta da scienziato pazzo? Io l'avevo detto, ve l'avevo detto. Penso che chi non si è educato sia una persona anche un po' ignorante, infatti io mi sono Concordo. sempre apprezzato per come mi sono comportato nei loro confronti. Intelligente, simpatico, colto, preso la mia intelligenza e la sua cultura. Ma ragazzi! No, vabbè, devo tornare indietro. Confronti. Dovete vedere sta scena. Cioè, dobbiamo vedere il padre. Raga, il padre è Einstein! È il Doc! È uguale a lui! Il mio stile è un po' casual, cioè la prima cosa che prendo nell'armadio è quella giusta, perché io tendo sempre a non seguire le mode, ma a crearle proprio. Sono Sono curioso curioso di di vedere la difendersi, tua moda, già ti soprattutto vesti per da una cosa. scienziato, Il quindi posso baffo, immaginare. Ma che bello. Al collegio tenterò di far capire ai miei compagni qual è la strada giusta da seguire facendogli vedere il mio esempio e come conviene sempre seguire un esempio positivo. Questo è Questo sarà una bomba, raga. Vediamo il prossimo disagiato. Sa chi è? È una femmina. Mi chiamo Sofia e ho 16 anni. Sui social è bello ballare. Ogni tanto bisogna fermarsi e pensare. A cosa? Da grande mi piacerebbe diventare modella, però comunque ho un piano B, che sarebbe quello di diventare psicologa. Ah, e vabbè, dai. Ci può Quando mi stare. dicono, La psicologa modella. Sofia, quello che è fuori non è niente confronto a quello che lei è dentro. Mamma mia, povera Mia mamma. sorella, per quello che mi sta succedendo, no? Sarebbe molto felice, ne sono sicura, anche perché la prima edizione l'ho vista con lei, quindi non sono mai da sola. Lei c'è sempre. Il passato remoto di No, Sara. raga, hanno fatto. Hanno aggiunto Io lui. ho Hanno strafatto. fatto un upgrade.
Se li avessi fatti. Minchia raga, ma che bomba è la mamma di questo? Se io avrei fatto. Qua siamo uno peggio dell'altro, mi sa. Altro mi sa. Come fa a stare quello con quella donna? Mi chiamo Davide, ho 17 anni, magari sbaglio il passato remoto, ma in discoteca spacco. Sì, va. È la mia seconda casa, vai a sfogarti, vai a divertirti, vai a gnocche. Se balli così non prendi la patata, ma te la tirano. Io adoro cantare non melodico, povero gabbiano. Ha perduto la compagna. Hai perduto la compagna. Sono più bravo io. Pensate ancora al gioco, alle ragazze, la discoteca, il ballo, il motorino. Il porco disco, c'ha 15 anni, cosa deve fare? Deve diventare avvocato adesso. Vino, essere figo, queste sono le sue priorità. Raga, c'ho caldo, perdonatemi, prendo il ventilatore. Ok ragazzi, possiamo ripartire. Grande, vorrei aprirmi un salone con mia mamma, quindi faccio soldi. Facendo una cosa che mi piace fare. No, io credo che il collegio lo sistemerà. Non penso proprio. Cos'è che fa il collegio? Secondo te il collegio sistema la gente? È tutto marketing, soldi, money, cash. Minchia, sei arrivato a 200, è già tanto. Mattia, partiamo con Mattia, al prossimo collegiale. Sono Mattia, 15 anni e alla scuola preferisco di gran lunga la Riviera Romagnola. Sono uno festivo, quindi magari andiamo al mare, andiamo a ragazze. Sono un po' così, piaccio abbastanza alle ragazze. Poi magari c'era qualcuna che mi ha dato palo, però penso per lei. Oh, modesto! Mattia è energia pura, non sta mai fermo. Mi auguro che possa. Che stile il padre di questo uomo! Vabbè, oh, magari ci sono due o tre, cioè, quelle che ci sono le prendo. Ecco, cioè. Certo, qua ne facciamo una mischia a mischia. E veniamo con il prossimo. Mi chiamo Davide, 16 anni. In classe sono nella cerchia dei più bravi. Faccio copiare, ma solo a chi se lo merita. Allora, ragazzi, sono uno stronzo, lo so, perché sto facendo già questo tipo di reaction. Allora, vi spiego meglio. In teoria, ce n'erano ancora due o tre che dovevo fare, ma è uscito già il backstage, quindi mi pare il 27 dovrebbe iniziare questa nuova stagione. Siccome non volevo perdermi andando indietro con gli episodi, vi porto chi già c'è. Poi magari più avanti vi porto tutti i provini e ci facciamo del ridere con chi non è entrato effettivamente. Merita. Io non faccio copiare tipo a gente che so che non studia, non fa niente la mattina alla sera. E poi io che sono il fesso, che devo fare i compiti a te. No, anche no. Certo, sicuro. Ti chiedi che sono stupido io? Ho già capito che la vita sì. Per me la scuola è sì per fare amicizia, ma anche un qualcosa per mettersi magari in gioco e vedere quanto si vale. Ok, secondo me questo ragazzo è troppo buono. Succederà qualcosa di male, lo sento, poverino, lo bullizzeranno. Studia, si fa il letto. Si fa il letto! E allora sei un adulto! Sono abbastanza selettivo, infatti gli amici me li scelgo. Cioè io sono... Non sapevo che gli amici non si potessero scegliere. Cioè ti capita quello e dici va bene me lo tengo. Ma che cazzo dici? Normale che uno solo li sceglie. Raga, non sono pazzo che guardo verso l'alto al cielo, perché c'ho lo schermo lì sopra, eh. Quando sarò in collegio mi mancherà tanto, soprattutto la telefonata. Mamma, che si mangia oggi? Parte balle! Andiamo col prossimo collegiale. Oggi sono stato punto da una tarantola, sono nervoso ragazzi. Se state ancora guardando per piacere questo video, dovete iscrivervi a Telegram, a Instagram, a tutti i social dove pubblico durante la notte le foto di me con Doze che fa le capriole. Mi chiamo Marta e mi piacciono gli altri. Prendo tutte le emozioni e le shakero, infatti voglio fare la bartender. Siamo sempre connessi. Mi piace fare i drink e lavorare con le varie miscelazioni. Abbiamo una barman! È stato davvero fondamentale per la costruzione della mia... Allora abbiamo quelli che vanno a ballare e abbiamo chi poi gli dà da bere, visto? Si riunisce tutto. Ognuno di noi ha un'identità. La mia la manifesto un po' nei pantaloni larghi, nelle magliette di Van Gogh, magliette estetiche. Si deve vestire in maniera maschile, dalla calza alla scarpa. In effetti, regà, per qualche secondo ho avuto dei dubbi di che sesso fosse questo personaggio, che poi è una fede. Azzo, c'è un fratello, gli rubi pure i vestiti, povero uomo.
Il mio modo di vestire dice tanto. Non rappresenta il mio essere femmina, il mio essere maschio, ma rappresenta me, rappresenta Harry, mi faccio chiamare Harry. Allora, aspettate un secondo, perché qua la cosa si fa seria. Io non ho problemi con nessun tipo di sesso. Questo voglio che sia chiaro, perché poi siete delle merde voi, io lo so già, e andate a speculare su quello che faccio. No, attenzione, amico di tutti, rispetto tutti, non c'è nessun problema con nessun sesso, ragazzi. Mi raccomando, e anche voi non dovete fare distinzioni, perché se una persona nasce con un'esigenza, è giusto che la porti avanti, ok? Perché non siamo tutti uguali, ricordatevelo. Continuiamo con il video. Sono Apo, ho 15 anni, stare fermo sul banco è impossibile. Gabro! Quando io ho provato per la prima volta il ballo è stato come un colpo di fulmine. Come l'amore, capito? La prima volta. Ma che devo giocare a calcio, ma che devo diventare Cristiano Ronaldo, qua devo diventare ballerino. Ci sta, raga, vedi che è una bella disciplina e non è facile per un cazzo. Vengo da Palagiano, provincia di Taranto, Puglia, e sono nato in Africa, Repubblica Democratica del Congo. Allora, sta scena, ragazzi, è da pelle d'oca, non so se si vede, perché è veramente una scena fantastica, secondo me. Appena ci siamo sposati, abbiamo deciso di intraprendere questa via dell'adozione. Anche Savix c'ha delle emozioni. Abbiamo incontrato questo birichino e da quel momento la nostra vita è cambiata. Al primo incontro è stato molto particolare, infatti ce l'aveva la suora in mano e lui mi voleva lanciare un sasso. Vabbè, guarda, lo vuole bene, capito? Sì, certo! Comando collegio, perché sta per arrivare la vera qualità, il vero drip. Lo porterò io il drip qua dentro. E niente, regà, cosa vi devo dire? Da oggi tutto con le audizioni. Ragazzi, allora, questi saranno i collegiali. Vi aspetto con le reaction sul programma, se uscirà qualcosa. Mi inventerò qualcosa da portarvi di questo tipo, perché mi diverte un sacco fare questo tipo di video. Però se io il microfono lo metto di là non si sente un cazzo. Quindi, ragazzi, niente, mettete like, lasciate mi piace, commentate, datemi su consigli se volete che vi porto qualcosa in particolare di questo tipo, ragazzi. E niente, sbada bam, regà, al prossimo video. Buona visione.